Ok. Momento sponsor. Vorrei ringraziare lo sponsor di questo video e chi come lui supporta il canale permettendomi di creare sempre nuovi contenuti e quest'anno di creare auto incredibili. Vedrete. E lo sponsor di oggi è Ypsilon Food, sempre lui. Anche quest'anno ho deciso di unirmi a loro data l'elevata qualità dei loro prodotti. Devo però fare un appunto: questi prodotti non sono integratori, non sono drink proteici, non sono un drink dietetico, non sono niente di tutte queste cose, sono un pasto sostitutivo. Questo significa che se siete fuori per lavoro e non avete tempo di farvi la pasta, oppure la mattina non avete tempo di prepararvi la colazione, vi portate dietro un prodotto da bere o una barretta e non rimanete a stomaco vuoto. Nel link in descrizione trovate tutte le info su ciò che contengono questi prodotti. Se volete un consiglio sul gusto, io adoro questo al cocco e quello alla banana. In ogni caso c'è il pack degustazioni in sconto. Questo li contiene tutti i gusti. Io ho iniziato così, almeno poi ho capito quali sono i miei preferiti. Trovate il link e il codice sconto Motori10 sia in descrizione che nel primo commento fissato in alto. Grazie Ypsilon Food per il supporto e noi possiamo continuare con il video. Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alla Japan Drift Academy. Guardate chi c'è dietro la camera, gira. Ciao mamma. Ciao. Bene, allora oggi vi facciamo vedere, prima di iniziare a fare drift, challenge, cose divertenti anche con Matteo, che dopo vedrete, vi mostriamo che cazzo abbiamo inventato qui. Vogliamo partire, bro? Dai. Minchia, se partiamo. Partiamo. Facci vedere, passion. Questo è il posto dove noi teniamo le nostre e anche le vostre macchine. Ovviamente, come potete vedere, ci sono altre macchine di corsisti, di ragazzi che vengono qua, perché lasciare la macchina qui costa 100 euro al mese, ma se girate almeno due volte al mese la lasciate qua gratis, quindi non pagate il carrello, la macchina per trainare il carrello, la patente per poter prendere la macchina che traina il carrello, un sacco di rompimenti di coglioni, la lasciate qua e non pensate più a niente. Hey! Oh! Se venite qua trovate anche i soldi sotto le vostre mani. Questa è la sala briefing con i cartini elettrici. Con i cartini elettrici, ecco, questa è un'altra cosa che faremo ovviamente, cioè potrete venire qui a provare i cartini elettrici. Per il momento ne abbiamo due, ma poi ne avremo una decina, una ventina, capiremo. Che cazzo sei, io? James Dean! Questi sono i corsisti che sono già venuti, in realtà non sono tutti perché avevamo finito la voglia di appiccicarli, sono ancora lì. Quando venite a fare il corso qua, ovviamente, se venite promossi, Sì. venite applicati sul muro della gloria. Adesso andiamo fuori che vi facciamo vedere innanzitutto il piazzale dove vengono svolti sia i corsi sia le prove libere, sia su piazzale bagnato che asciutto, quindi dipende un po' uno cosa preferisce ovviamente. Lo racconto io, ma lo ripeto per la 500 milionesima volta, io non sono l'istruttore della scuola per ora. Anche perché per come lasciava il volante l'altro per giorno ora. Mi sa che qua il passion rega sta spingendo bene. Corsi, aiutami anche a ricordare, noi abbiamo il base 249, yes. Intermedio di pratica 20 minuti di teoria. Perfetto. Intermedio 299, avanzato 349. Sono uno conseguente all'altro. Quello che chiedono sempre è: ma sul base, cioè mi diverto o no, bro? Si scanna, raga. Si scanna. Dai. Frena mano, il dopo? Sì. Ga. Oh! E finalmente, sì, senza fonderla. Oh! Perché? Mostriamo, questo è il piazzale, lì in fondo ci sono i corsi, qua le prove libere. Il costo delle prove libere, se vieni con la tua macchina, è 100 sull'asciutto, 70 sul bagnato. Comunque i costi ci sono anche sul sito, adesso non è che... In questo mega piazzale, quando si fanno le prove libere, è possibile fare anche il taxi drift. Quindi se voi non avete la patente, non sapete guidare, non sapete cosa fare sabato e la domenica, venite qui, o 10 o 20 euro a seconda della macchina su cui... Esatto. E ci impegneremo a piegare la macchina non dal lato vostro, ma dal lato dal nostro, così voi vi divertite e noi andiamo all'ospedale. La cosa bella di Adria, qui c'è tutto, c'è il bar, c'è il ristorante dove mangiare a pranzo o a cena e ci sono le camere d'hotel. Però è veramente incredibile. È incredibile, sì. È riscaldato, i box sono lì, quindi avete i box al chiuso. All'interno di questo paddock, durante gli eventi, se voi venite con la vostra macchina, c'è il gommista. Cioè c'è il gommista che viene, vi prende il vostro cerchio, prende la gomma. Come potete vedere da qua, si accede alle camere d'hotel.
Lui è il giullare di corte. Io sono giullare di corte. Il giullare di corte. Allora, queste sono le camere di Adria. Sono bellissime camere, sì, qua l'ho dilaniata un po' io, ci ho spostato le cose come potete vedere. E la cosa più bella è questa, tu ti svegli la mattina e sei sul circuito. Adesso non si vede benissimo, purtroppo. Ah no, si vede bene dalla camera. Si vede. È arrivato il momento di allenarci. Facciamo un po' di allenamento su piazzale asciutto. Dopodiché iniziamo a fare qualche challenge in attesa che arrivi anche Rudy per fare la challenge finale. Ehi, hey, Teo, com'è? Abbiamo dormito benissimo. Quello è vero, Primissima sfida dopo che abbiamo fatto questo riscaldamento sarà una sfida di Kiss the Wall. Prima sfida, Kiss the Wall senza il wall per il momento. Come potete vedere ho messo lì dei coni. Quei coni lì saranno sostanzialmente il nostro clipping point. Il clipping point nel drift è sostanzialmente una parte dove devi passare o col culo della macchina o col muso della macchina. Quando fai il briefing prima della gara te lo dicono. In questo caso noi dobbiamo passare lì con il culo della macchina, col culo il più vicino a quei coni. Se si toccano e non si fanno cadere è il top. Ecco qua i coni, parte Teo e poi toccherà a me. Per ora lontano. Si è un po' avvicinato, Fermati, non ci vede, no? Scaldo un attimo e poi ci siamo. Vuoi provare il Kiss the Wall? Thank you.
come i giapponesi, però è divertentissimo farlo. Oh no, ho finito la benzina. Col pendolo non è facile, eh. Incastrato. Ah no, ho sfondato il paraurti. Sì! No, no, come è potuto accadere questa cosa? Se si toccano e non si fanno cadere è il top. Cazzo, ma si è attaccato qua. Porco Diaz. Allora, questo piccolo pezzo di vetro resina, ma c'è qualcosa che non mi torna. Ah, si è piegata proprio, sì. Ma poi come ha fatto a piegarsi così, scusa? Ho preso un cono, non ho preso un muro. Si vede? Cioè, qui c'è la testa e poi va di là. Pian piano, andare piano piano. Piano piano, piano. Cosa è successo? Ho sentito anch'io. Ho fatto per accendere e non è partita. Ho fatto più. E poi adesso non c'è più corrente. Batteria, magari si è staccata la batteria. Proviamo a vedere. Come ho fatto per accendere? Sì, ho sentito, ho fatto tac. Ah, vedi, qua è staccata la batteria. Ah, si è staccata la batteria facendo vediamo, il drift. Aspetta. Sì, ma la batteria, cioè bisogna trovare il modo di tenerla ferma. Io non posso fare il drift e la batteria me la trovo dall'altra parte della mano. Qua. Mi sa che è un po' troppo morbido, bisogna stringere. Lo stringiamo adesso. Sì. Pensa te, sei arrivato qua e sei staccata qua praticamente. Ma infatti, non so. Ero andava. Cosa vuol dire questa cosa? Riproviamo. No, non ci credo. Carissimi amici, qua è come essere a Debisu. Rudy deve... Cos'è che stai facendo? Stai allargando? No, è che tocca la gomma al passaruota. Quindi la gomma tocca il passaruota. Le cose sono due: o Rudy perde tempo a cambiare le gomme e trovare le gomme. Abbiamo un minuto. Rudy, mostraci. Ma poi domanda, questa... Ah, ma è un'accetta, non è un martello. La stai usando dalla parte... Bene, ragazzi. Sì, appoggio. Ok, già questo è un cacciavite più decente. Oh, chi cazzo lo muove più, mo? Ok, adesso la batteria. Nel frattempo sentiamo l'altro meccanico che si sente, siamo i Bisu, Dai, altre bravo, lì. Sì. Altre tre. Uno. Qua era meglio lasciarlo dritto. Aspetta. Dopo con la pizza, bro, non ti preoccupare. È più carino, guarda. Sì, è più carino. Guarda, sembrano i passaporto quelli fatti bene. A po'. No, ok. Non si muove più. Stringi anche quello là? Sì. Era molto. Adesso? Adesso mangiamo. Adesso mangiamo. Facciamo un kiss the wall laggiù. Fatto.
Oh, l'ho presa bene adesso. Adesso l'ho presa bene. Solo che non doveva andare così. Guarda, vai, vai che mi ritiro, guarda che riarrivo. Guarda. Ma cazzo, vai a cannone, porco due. Vai, 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 vai. Qua cambio, allargo, vai, sì bro, porco di a... Vai, 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 ma hai capito cosa ti sto facendo di riprese? Sono il cazzo.